abilità è una parola curiosa perché viene dal latino abilis, dove tra l'altro c'è un H che non si sente, un H muta, già questo te la dice lunga sulla assuefazione ad associare la parola abilità al suo contrario, la disabilità. E in effetti è una parola che vive di negazione e non di una sua forza autentica, come avveniva forse in passato. Ci si arriva a pensare all'abilità solo dopo aver visto che cosa manca, che cosa non c'è. E questo significa che dobbiamo ripercorrere a ritroso il senso dell'esistenza delle persone, ricollocarle al centro della nostra attenzione e della dignità e dell'orgoglio di ogni persona di essere al mondo, qualunque sia la sua condizione di partenza o la sua condizione di passaggio o quella anche di arrivo, perché le abilità nel corso dell'esistenza cambiano e dipendono molto dal contesto e soprattutto da un aspetto che è quello della relazione umana, cioè del rapporto con gli altri, con le persone. Nella relazione umana si compiono le cose migliori e le cose peggiori. Nel momento in cui l'abilità è un concetto che viene vissuto dall'esterno, da una persona che si chiama fuori rispetto alla tua condizione, alla tua situazione, questa situazione di alterità comporta l'isolamento, l'emarginazione, la discriminazione. Nel momento in cui invece io cerco veramente di capire di ogni persona qual è la sua abilità, mi metto in relazione e dalla relazione nascono le buone cose, nascono i miglioramenti per ciascuno di noi. Si potrebbe portare un esempio molto banale, non per tutti, penso al film Quasi Amici, che sembra un film su una persona che non può fare nulla da solo. In realtà è soprattutto un film sull'altro, sulla persona che si avvicina assolutamente solo per fare un po' di soldi e poi trova la sua esistenza profondamente cambiata proprio dalla relazione. È la relazione e il contesto che fanno la differenza sulle abilità oggi, ma soprattutto domani. Le parole si logorano. Si logorano quando le parole sono legate comunque ad uno stigma, ad un concetto negativo rispetto ad una situazione o ad una situazione delle persone. Ecco perché, per esempio, le parole del sociale hanno una vita molto breve. Abbiamo sempre bisogno di trovarne di nuove per ridare dignità ai valori e alle idee. E questo è un serio problema della comunicazione sociale, che spesso diventa gergo per addetti ai lavori, nel momento in cui invece dovrebbe essere mainstreaming, cioè capacità di dire a tutti le cose in maniera corretta, il che non vuol dire politicamente corretta, ma sostanzialmente corretta, cioè rispettosa, ma capace anche di essere compresa. Ecco perché è giusto interrogarsi sulle parole, perché le parole sono la nostra visione del mondo, esattamente attraverso le parole noi connotiamo. E nel momento in cui abbiamo deciso come etichettare una situazione, una persona o uno stato d'animo, abbiamo fatto una nostra scelta estremamente ideologica, estremamente forte. Abbiamo bisogno di riscoprire l'autenticità delle parole, ma come si può fare se non attraverso le testimonianze, cioè la vita vera? Bisogna ritornare a comunicare il reale e quindi il giornalismo deve rimettersi in discussione e soprattutto nell'era di internet evitare il copia e incolla anche delle parole e riportarsi alla propria origine di mediatori dell'informazione.